Sarra Gigino. Un saluto dal vostro sindaco preferito, dagli assessori, da tutte le istituzioni. Ci troviamo qui sul lungomare liberato, dove i cittadini vengono comodamente a mangiare un gelato, leggere una poesia, suonare il mandolino e che sì. Ma una proposta che io ho bocciato, in quanto sapete benissimo che questa formula Indy sono macchine che corrono, e sapete benissimo che io ho fatto la ZTL e qui le macchine non possono passare, perché qui c'è il lungomare liberato dalle auto, dove i cittadini possono mangiare un gelato, passa la formula Indy e li butta sotto e scamazza il gelato, non possono poi suonare il mandolino e neanche leggere una poesia. Ma va bene il tennis, va bene la vela, ma le macchine io qua non le voglio, e quindi questa formula Indy che è stata proposta non va proprio bene. Qui le macchine non ci devono passare assolutamente, possono passare chiaramente le biciclette, dove i cittadini possono pedalare, mangiare un gelato, suonare e leggere la poesia pedalando. Sì. Infatti vedete, mi trovo per l'appunto su una pista ciclabile. Qui ci sono i segni. Sì, devo dire che ci sono molti cittadini che sono chiaramente poco eleganti, diciamo così, un'educazione che non c'è. Sì, ci sono, ho visto su internet, ecco qua, gente, cittadini che non meritano, che parcheggiano sulla pista ciclabile. Sì, su internet circolano tante di queste foto. Sono molto cliccate, infatti, è più che pista ciclabile, è diventata la pista cliccabile, e quindi dico, ma io continuo e vado avanti per la mia strada, una strada senza auto, dove i cittadini possono mangiare. Sì, questi segni rappresentano dei messaggi, come il grande popolo Inca, quelli lì del Perù, voi sapete, ecco qua, facevano dei segnali affinché gli extraterrestri potessero poi riconoscere il luogo e atterrare comodamente. Anche noi abbiamo fatto questi segni nella speranza che un domani un extraterrestre può atterrare comodamente sul lungomare liberato e un extraterrestre mangiare un gelato, leggere una poesia e suonare il mandolino comodamente sul lungomare liberato. Sì, i cittadini sono tutti d'accordo. Sì, in realtà ho ricevuto adesso un tweet, sì, un cittadino che mi diceva: caro sindaco, ti voglio soltanto dire che anche io sono Inca, come il popolo Inca. Poi si è... No, perché sapete che su Twitter si possono usare massimo 40 caratteri, lui voleva dire che si sentiva un Inca anche lui. No, finiva lì. Poi comodamente possono mangiare il gelato, leggere la poesia. Sono Inca, i napoletani sono Inca. Sarra Gigino.